Allora, benvenuti a Cernobbio, siamo qua con Simone Romanella e Stefano Alberti, mister del San Biagio. È appena finita la partita finale di Coppa Italia di San Biagio contro Atletico Brianteo, terminata con il punteggio di 7-6 per il San Biagio. Vogliamo sapere un commento prima di tutto sulla partita, sulla stagione e le impressioni del momento. Passo la parola a Simone. Sono sicuramente soddisfatti per quello che abbiamo fatto finora, per il risultato che abbiamo raggiunto, però adesso arriva il bello, perché fino ad oggi non ci sono state partite decisive, questa è la prima in cui abbiamo raggiunto un risultato e speriamo di continuare così. La stagione sicuramente è positiva, abbiamo un sacco di ragazzi bravissimi, un gruppo affiatatissimo e c'è sicuramente da lavorare parecchio, e soprattutto anche complimenti all'altra squadra, all'Atletico Brianteo, che anche loro sono un'ottima squadra e ci darà sicuramente del filo da torcere perché l'ha fatto fino ad adesso. Benissimo, ora terminiamo l'intervista, ci rivedremo presto alle prossime partite del San Biagio. A presto, ciao. Passiamo ora ai giocatori dell'Atletico Brianteo. Un ottimo secondo posto, è qua con noi Cristian Grassi, autore di ben 4 reti. Mentre le vediamo, chiediamogli un commento su questa bella partita. Sì, è stata una gran bella partita, tanta gente sugli spalti e ce la siamo giocata fino alla fine. Abbiamo regalato un tempo intero andando sotto di 3 reti, poi siamo riusciti a rimontare, a arrivare lì quasi sul pareggio, poi delle decisioni arbitrali un po' discutibili e il loro portiere veramente bravo hanno salvato il risultato. Ok, grazie Cristian, ci vediamo alle prossime partite del Brianteo. Alla prossima.